Gallo, 22 anni, carabiniere, terzo classificato nella tappa di Coppa del Mondo, ultima svolta sia Varsavia, componente della squadra azzurra che è stata medaglia di bronzo agli ultimi campionati del mondo del Cairo 2022. Eccolo qui inquadrato Michele Gallo, che in un percorso di gara fin qui molto lineare, molto sicuro, ha dimostrato di meritare tutta la qualificazione, l'ammissione che ha ottenuto tra i migliori 16, il numero 15 del mondo attualmente, il Campano, e adesso affronta l'Ungherese Zsatmári, altro nome importante, prestigioso del panorama schermistico internazionale della Sciacqua, componente della forte, fortissima nazionale mangiara, capitanata appunto da Aaron Zidagi. E a proposito di trofeo Luxardo, Zsatmári è uno di coloro che può vantare il proprio nome nell'albo d'oro del trofeo Luxardo. L'ha vinto nel 2017, anno magico per lui, perché nel 2017 si è laureato anche campione del mondo sulle pedane di Lipsia. Primo attacco portato proprio da Zsatmári, che sblocca il punteggio in suo favore. Partiti prima del segnale dell'arbitro in ...2-0 adesso, da aggiornare il tabellone. Accade adesso, attenzione, perché l'inizio di Michele Gallo è complesso, 3 stoccate consecutive per il suo avversario. Zsatmári, 30 anni compiuti a febbraio, atleta che dopo il periodo d'oro di cui abbiamo parlato ha avuto una serie piuttosto rilevante di infortuni che lo hanno costretto a fermarsi nel 2018, fra il 2018 e il 2020, una serie di infortuni piuttosto rilevanti, è stato costretto a operarsi al ginocchio, quindi è in fase di recupero, diciamo così. 2 stoccate consecutive per Michele Gallo, la terza arriva adesso dal parziale di 3-0 per l'Ungherese al controbreak dello sciabolatore azzurro, che ristabilisce la parità 3-3. Avete visto Gallo che ha messo a segno questa stoccata più o meno in tuffo, saltando. Questo è un gesto tecnico che diciamo è stato perfezionato negli ultimi anni, perché... Bravo adesso a spingere, perdonami Luca se ti interrompo, ma valeva la pena raccontare l'attacco di Gallo che vale il primo vantaggio, 4-3. 4 stoccate consecutive. Dicevo, il regolamento della sciabola ha vietato agli sciabolatori di incrociare le gambe nell'attacco, e quindi non potevano nemmeno portare a segno la stoccata definita flash, vale a dire una stoccata quasi in corsa, diciamo in tuffo però correndo, e quindi hanno modificato il modo di tirare la flash e lo fanno con questo schizzo in avanti che è veramente difficile da definire, ma anche difficile da fare. Assolutamente. Intanto al parziale di 4-0 di Gallo ha risposto Zsatmári con 2 stoccate consecutive, l'altalena del punteggio continua, 5-4 per l'Ungherese, che subisce questa stoccata in contrattacco di Michele Gallo, che stava indietreggiando ed è riuscito a portare la punta della sua sciabola sul bersaglio dell'avversario e a pareggiare di nuovo i conti. 5 pari. Contiene benissimo l'attacco dell'avversario Gallo, è stata una stoccata costruita con le gambe questa. Si ferma Gallo nella sua marcia d'attacco, lo stop vale la possibilità per Zsatmári di ripartire e quindi di ottenere il punto numero 6 del suo assalto, 6-5 per l'Ungherese. Gallo di nuovo in attacco, parità ristabilita un'altra volta. Parità molto dinamico Gallo, anche se poi è un pleonasma parlare di dinamismo per gli sciabolatori, perché comunque se non sei dinamico la sciabola non la fai. Molto bello anche questo contrattacco, come nell'azione precedente stava sciogliendo misura, si dice in gergo, stava allontanandosi dall'avversario, ma è riuscito ad andare a bersaglio. 7-6 vantaggio per l'azzurro. Ottimo, ottimo il gioco di gambe di Gallo. Per entrambi un podio quest'anno in Coppa del Mondo, terzo a Tunisi Zsatmári, terzo a Varsavia Gallo. Manda vuoto l'avversario, Michele Gallo ricomincia in attacco, va a scontrarsi contro la linea dell'avversario ed approfittiamo Luca per spiegare cos'è la linea. Eh sì, è un'altra delle azioni difensive, perché se il difensore mette l'arma in linea, quindi tiene il braccio teso sul bersaglio dell'avversario, se quest'arma non viene spostata dall'attaccante,
qualsiasi mossa d'attacco possa fare l'attaccante, subisce la stoccata se viene colpito da chi tiene l'arma in linea. Questa azione al centropedale invece ha mandato l'arbitro direttamente al video a rivederla. Noi che siamo anche un pochino di parte diremo attacco di Gallo tutta la vita. Secondo l'arbitro invece l'attacco era di Zatmari. Non è convintissimo Michele Gallo, né tantomeno il maestro Leonardo Caserta che lo accompagna a fondo pedana, maestro dello staff tecnico del CT Nicola Zanotti. Non è convinto, ma dice fa nulla il maestro Caserta Michele Gallo, perché questa stoccata ora sposta poco, è eufemismo dire, sposta poco, sposta un punto sui 15 che sono in palio per vincere, ma non bisogna assolutamente perdere la concentrazione, perché Michele Gallo è sul pezzo, è nel match, è dentro questo assalto e può farcela. La speranza ovviamente di vedere un azzurro salire sul gradino più alto del podio. Abbiamo detto in precedenza il trofeo Luxardo è stato sempre leggermente avaro di successi per gli azzurri, anche se nell'Albo d'Oro come assegnazioni definitive abbiamo dei nomi italiani. Infatti il primo vincitore del primo trofeo nel periodo 55-62 è stato Luigi Narduzzi, così come nel periodo 73-79 la vittoria è andata a Michele Maffei, che ha vinto il trofeo nel 73, nel 76 e nel 79, fra l'altro poi vincendolo anche nel 1980. Però Michele Maffei, al di là poi degli atleti degli anni 60, è stato veramente l'unico dei nostri big del periodo anni 70-80 a vincere il trofeo Luxardo. Mancano proprio i nomi di Mario Aldo Montano, di Scalzo, Dalla Barba, Marin, e questo dà un segno del prestigio di questo trofeo, che veramente si può equiparare a un campionato del mondo. Torniamo in diretta. 9-8 il vantaggio per Zatmari. Michele Gallo adesso va ad attaccare e a pareggiare i conti. 9 pari, match equilibratissimo in cui Gallo deve cercare assolutamente di restare attaccato al suo avversario. Adesso lo ha ripreso in parità, 9 pari. Parte a centro pedana Gallo e l'arbitro va al video per chiarire che cosa, Luca? Quale dubbio? Per chiarire se l'azione di Gallo sia andata direttamente a bersaglio, perché Sazmari ha fatto proprio il movimento di parata e risposta. Devo dire che abbiamo sentito anche il rumore delle lame che si incocciavano. Però vediamo se veramente è stato preso il ferro da parte del difensore, se no è attacco di Gallo. E infatti, attacco di Michele Gallo, assegno, l'azzurro in vantaggio, 19, esattamente quello che Luca vi ha spiegato. L'attacco arriva subito, non c'è. Allora possiamo anche scomodare il linguaggio aulico, no? La scherma poi si basa anche su espressioni, e quindi possiamo dire che è stato un malparé. E viva il malparé, viva Michele Gallo che adesso attacca e si porta più 2, 11-9. Ah, questa volta ha provato ad andare in parata risposta, sì, o in controtempo, che vuol dire mandare a vuoto l'attacco dell'avversario e poi ripartire. Non gli è riuscita nell'una nell'altra ipotesi, perché l'azione di Zatmari è stata efficace e a segno. 11-10, l'attacco di Michele Gallo, il primo non tocca secondo l'arbitro, si va al video a rivederlo. Invoca calma Leonardo Caserta, sì, invoca, allora, invoca più concentrazione sul match che sull'interpretazione arbitrale, sì, da parte dell'atleta che sta in questo momento seguendo. Allora, Gallo è andato a tirare un attacco di punta, si è allungato moltissimo, un allungo molto, molto poderoso, molto, molto ampio, un compasso molto ampio, e devo dire che l'attacco è arrivato leggermente corto, lui ha proseguito. Però anche questa piccola situazione potrebbe creare. No, invece viene attacco, Gallo. Attacco, meno attacco, male, attacco. Meno male, meno male. Attacco arriva avevo subito. Avuto, infatti l'arbitro l'aveva letto in quel modo, poi meno male ha valutato positivamente la continuità del movimento di Gallo, quindi non ha considerato vuoto, sì, l'attacco. Meno male. Io sono perfettamente d'accordo. Con Gallo in pedana sarei d'accordo anche se tirasse su una pentola. Però secondo me corretta. Prova ad andare in parata risposta Gallo, non gli riesce, e allora 12-11 Zatmari si riporta a meno 1. Se equilibrato e decisa l'ultima stoccata, è stato il quarto di finale precedente, questo qui non è da meno. Lì c'è stato break mostruoso da parte di
Zabo nella prima parte, poi il rimontone tremendo di Bazzazze. Ora invece punto a punto all'inizio, alla fine, vedete anche in grafica un cartellino giallo per Satmari, sì, perché è partito prima dell'arbitro, del segnale da voi. 12 pari adesso, Luca. Questa è una bella parata risposta, molto bella. Sì, sì, ha chiuso, ha tolto proprio la misura, spazio all'avversario, infatti avete visto si è accesa una luce sola, proprio era completamente fuori portata Gallo, molto bravo Satmari. Satmari, non lo funzionerò mai bene. Parte Michele Gallo e sorprende il suo avversario, sempre con questa azione che sì, tanto ti piace, no? Sì, questa... ma poi io impropriamente l'ho definito dinamico, ripeto, è chiaro che tutti gli sciabolatori devono essere dinamici, lui è elastico, lui ha questa elasticità quando attacca, questa partenza molla che riesce a fargli prendere il tempo e deve stare attento però a non fermarsi a centro pedana. Questo centro pedana ne ha subite, ne ha subita più d'una. E parità ancora, 13 pari, si arriva anche qui in volata. Parte Michele, preparazione e attacco secondo l'arbitro da parte di Gallo che dà e chiede il video a Satmari, chiede il video Gallo. L'arbitro ha valutato probabilmente il movimento del braccio perché Gallo ha proprio piegato il braccio e ha lanciato la stoccata quasi come fosse un rovescio a tennis, e questo movimento chiaramente spesso viene punito proprio perché non dà continuità all'attacco. E infatti, anche infatti, il consulto al video è così breve, evidentemente la stoccata in odore gli riconferma come accade adesso, l'arbitro conferma la sua versione, riporta Satmari in vantaggio al match point 14-13, Gallo in attacco, parità 14 pari come nel match precedente, che tutto bello. All'ultima stoccata, Luca, che bellezza, forza Michele, adesso vediamo se l'azzurro riesce a bissare quel che ha fatto qualche settimana fa a Varsavia, salendo sul podio in Coppa del Mondo. Una sola stoccata, Satmari contro Gallo, 14 pari, chi la mette va sul podio. Esitazione, attenzione. Satmari si muove prima della voi, esulta Michele Gallo che reclama un cartellino rosso al suo avversario. Mi sa che invece prende il giallo lui. Mi sa che invece prende il giallo lui. Mamma ragazzi. maschera giù, perché c'è da tirare quest'ultima stoccata e ora non si può la partire prima, partenza leggermente anticipata è stata di Gallo, centro pedana, fatela spiegare questa, si direbbe dei salotti buoni, azione a centro pedana, passa avanti a fondo entrambi, si gioca tutto sul dettaglio, sul braccino piegato, questa, allungato, ecco, questa stoccata dà l'idea di quanto difficile sia comprendere la sciabola, perché veramente quando i due atleti sono a centro pedana, pronti a voi, partono e tirano insieme, spesso e volentieri uno dei due qualcosa la sbaglia, ma è veramente il dettaglio che fa la differenza. Vedete il consulto fra i due arbitri, c'è l'arbitro principale che è quello che deve prendere le decisioni e c'è il collega alla moviola con il quale ovviamente si consulta. Che lo assiste, che in questo caso con una stoccata così delicata evidentemente sposta molto col suo parere. Certo. La rivedono ancora. Michele Gallo esulta e prova a fare la sua parte anche dal punto di vista emotivo. Niente azione di fatto. Simultanea. Non è stoccata di nessuno. Si ricomincia da 0-0, ma c'è calcio di rigore soltanto da tirare, restare in questa metafora calcistica. L'applauso del pubblico di Padova per accompagnare Michele Gallo in questo momento di scarico di adrenalina da ricaricare immediatamente, adesso, nel momento in cui ci si rimette in guardia. Spesso e volentieri la moviola viene anche ripetuta sullo schermo gigante e lì se ne vedono di tutti i colori. 14 pari e si riparte. Corto. Primo attacco di Michele Gallo è corto, quello di Satmari pure. Eccolo. Eccola qua, la stoccata che porta Michele Gallo sul podio, 15-14, vince Michele Gallo, esulta il CT di Nicola Zanotti. Prima ride e poi si risiede perché in questo ragazzo ha creduto tantissimo mettendolo in squadra. Quando ancora sul podio non c'era arrivato, in squadra ha dato il suo contributo, ha portato l'Italia alla
medaglia di bronzo, è stato nella squadra che ha vinto la medaglia di bronzo mondiale al carro, e ora sul podio ci va a livello individuale per la seconda volta consecutiva. Che bravo Michele Gallo, 15-14, vince contro il Satmari, un altro assalto Luca, bellissimo, sì. Lo avremmo detto alla faccia della sportività, l'avremmo detto veramente, anche se Michele avesse perso, perché è stato un match veramente divertente. Sì, è bellissima l'ultima stoccata, perché sul 14 pari abbiamo visto due attacchi a vuoto, quindi Gallo è andato, ha tirato l'attacco, non è riuscito a toccare, si è rimesso subito in posizione, quindi ha tenuto